Ciao amici di Accordo e Chitarre, sono Simone Gianlorenzi e sono qua in redazione con questa bellissima testata Mesa Buchi, l'ultima nata nella famiglia appunto Mesa Buchi, è la testata Transatlantic TA15. È un, come vedete, è una testata molto piccola, maneggevole, facilmente trasportabile, completamente valvolare e è fatta da due canali, ognuno dei quali ha delle diverse funzionalità e modalità di funzionamento. La parola Transatlantic deriva dal fatto che in questo ampli sono racchiusi tutti i suoni tipici della storia del rock, che vanno dai suoni americani appunto ai suoni più inglesi, quindi un viaggio a cavallo dell'Oceano Atlantico appunto alla scoperta dei suoni che hanno fatto la storia del rock. Io direi di iniziare ad ascoltare principalmente il primo canale, dove abbiamo già due modalità di funzionamento, che è diciamo la modalità normal e top boost. In questo caso si capisce subito che il primo canale è dedicato al glorioso storico suono del Vox AC30, nelle sue appunto due modalità più famose e importanti, che sono attivabili attraverso questo switch. Attualmente siamo sulla posizione appunto del canale normal, ma basta cliccare sullo switch e diventa appunto il top boost. I controlli sono questi qua nella parte sinistra e sono principalmente il volume, che funziona appunto come da tradizione, sia come gain che controllo di volume master generale. Poi abbiamo gli acuti, i bassi e quest'ultima potenziometro, che ha una funzione push-pull. In questo caso diventa un cut, che serve appunto per tagliare gli acuti. Nel momento in cui viene appunto inserito, viene appunto tirata la manopola, diventa un controllo di master volume, che è molto importante, come vedremo all'atto pratico, per bilanciare appunto il gain con il volume generale di uscita del canale 1. Andiamo a sentire come suona. Allora, questo è il canale 1 e la modalità di funzionamento è quella normal, appunto per la sonorità in stile Vox AC30. Ora passiamo direttamente al modello Top Boost e sentiamo che il suono cambia. Magari abbassiamo un po' il volume. In questo caso il suono tende a saturare in modo molto dolce ed elegante. Ora basta alzare leggermente il controllo di volume, quindi di gain, e abbassare il master volume per ottenere dei suoni crunch ritmici che hanno fatto appunto la storia del rock. Adesso andiamo ad ascoltare il secondo canale di questo amplificatore, appunto, che ha tre modalità di funzionamento. La prima modalità è denominata tweed e ricorda appunto gli ampli Fender. La seconda modalità High 1, che invece ci porterà sui territori più marshallosi in stile Plexi. E la terza modalità appunto è High 2, che invece ci riporta in America, dove appunto andiamo proprio sul territorio tipico dei Mesa Buchi, i suoni classici Mesa Buchi. Ma iniziamo con il suono tweed. Mm-hmm.
Andiamo adesso ad ascoltare invece la seconda modalità, appunto del secondo canale, che ci porta sui territori più tipicamente Marshall. Ora invece andiamo ad ascoltare la terza modalità, che è denominata appunto AI2, che ci porta invece su territori tipicamente mesabughi. Ma un'altra caratteristica molto importante e peculiare di questo amplificatore è che è possibile cambiare, diciamo, attraverso un apposito selettore, i watt di uscita. Fino adesso abbiamo ascoltato i due canali e le varie modalità a 25 watt, però ci sono due piccoli switch che permettono di cambiare per ogni canale la modalità da 25 watt a 15 fino ad arrivare ai 5 watt. Ascoltiamo adesso come a 5 watt si ottengano lo stesso dei suoni molto belli, credibili, a volumi molto contenuti e comunque belli saturi e comunque anche caldi, tipicamente valvolari. Partiamo dal canale, primo canale, in modalità normal, con un suono un po' leggermente crunch. A questo punto andiamo sul secondo canale, anch'esso messo in modalità 5 watt, e in funzione il modo è AI1, quindi suono tipicamente marshalloso.